Il giallo del Nord Stream arriva al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Secondo alcuni esperti, il gasdotto potrebbe essere ormai irrecuperabile. Tutto come previsto nelle regioni orientali dell'Ucraina dopo il plebiscito per l'annessione alla Russia, che potrebbe essere proclamata già lunedì. Controlli tra Austria e Slovacchia. Vienna inizia a controllare i valichi di frontiera, una misura per arginare l'immigrazione clandestina. L'incidente al gasdotto Nord Stream prende i contorni del giallo. Tutti ormai parlano di un atto deliberato di sabotaggio, attribuendolo alle rispettive controparti. Per gli esperti, le esplosioni registrate lunedì mattina potrebbero derivare da un intervento umano, mentre in termini politici non ci sarebbero dubbi sul loro legame col conflitto in Ucraina. I danni sono stati localizzati in tre punti delle condutture delle due reti Nord Stream, delle quali solo la prima era operativa. Secondo quanto affermano media tedeschi, entrambe le condutture potrebbero diventare definitivamente inutilizzabili. La premier danese, già poche ore dopo la scoperta della perdita di pressione, aveva escluso l'ipotesi dell'incidente e lo stesso ha fatto il governo svedese. Sia a Copenaghen che Stoccolma, tuttavia, non hanno letto l'accaduto come un'aggressione contro il loro territorio. Anche Bruxelles parla di atto di sabotaggio contro le infrastrutture energetiche europee e, pur senza accusare direttamente la Russia, dirige i sospetti in quella direzione, ottenendo immediatamente una smentita da parte del portavoce del Cremlino, Peskov, che ha liquidato tali sospetti come stupidi e assurdi. Mosca ha chiesto la convocazione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU e ha ricordato che il presidente Biden a febbraio aveva detto che se la Russia fosse entrata in Ucraina, il Nord Stream 2 sarebbe stato cancellato. Il Cremlino sottolinea come da questa situazione chi ci guadagna economicamente di più sono le compagnie energetiche statunitensi. Intanto la Norvegia, che sta esportando verso l'Unione Europea quantità record di gas e petrolio, ha intensificato la sorveglianza delle sue infrastrutture energetiche, d'improvviso entrate a far parte di un conflitto che si avvia a diventare meno convenzionale di quanto non sia stato finora. Tutto secondo i programmi nelle regioni orientali dell'Ucraina che hanno votato al plebiscito per l'annessione alla Russia. Dopo lo spoglio ufficiale, che ha registrato oltre il 90% di sì, i governatori di Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia, tutti nominati dagli occupanti, si sono rivolti al presidente russo chiedendo di entrare a far parte della federazione. Ora la palla passa a Mosca, dove è attesa per lunedì la riunione della Duma, il Parlamento russo, che dovrà formalmente accogliere la richiesta dei territori. Infine toccherà a Putin proclamare l'annessione. Da allora le regioni sotto occupazione diventeranno suolo russo con tutto quello che ne consegue. Un cambiamento che Kiev non intende riconoscere. Il governo ucraino, infatti, afferma di voler continuare a combattere per liberare i territori occupati. Una condizione che Dmitry Oreskin, ex candidato alla Duma russa con l'Unione delle Forze della Destra, ritiene scomoda per il presidente. Se le forze ucraine riconquistano i territori neorussi, Putin verrà accusato di non essere stato capace di difenderli. Intervistato dalla Associated Press, Oreskin aggiunge: «Penso che Putin si stia chiedendo se non sia meglio non accelerare l'annuncio dell'avvenuta annessione». Come accadde già nel 2014 con la Crimea, i paesi occidentali, ma anche l'Unione Europea, l'India e la Cina, ribadiscono di non riconoscere il referendum e le sue conseguenze e difendono l'integrità territoriale dell'Ucraina. Stati Uniti, Regno Unito, Canada e altri paesi occidentali hanno dichiarato che non riconosceranno l'annessione, mentre l'Unione Europea sta valutando di imporre nuove sanzioni, fissando un tetto al prezzo del petrolio russo. Seguendo la via della Repubblica Ceca, anche l'Austria riprende i controlli al confine con la Slovacchia a partire da questo giovedì, una decisione presa per impedire l'ingresso di migranti illegali diretti verso la Germania. Come sottolineato dal cancelliere austriaco Karl Nehammer, sono misure che dipendono da un effetto domino. Ecco perché bisogna reagire prima che reagiscano i trafficanti di esseri umani e quindi di immigrati clandestini. Una norma che segue la reintroduzione dei controlli al confine slovacco da parte della Repubblica Ceca. Il governo di Vienna fa sapere di non avere altra scelta. Il flusso di migranti illegali ha raggiunto cifre record negli ultimi mesi.
ingestibile anche per la polizia di frontiera e per le forze di sicurezza. Dall'inizio dell'anno abbiamo registrato 140 reati, mentre sono 125 i trafficanti indagati, ha fatto sapere il capo della polizia ceca. Questi sono numeri che non si sono mai registrati nel nostro paese. Un confronto lo si può fare forse con l'ondata migratoria del 2015. Quest'anno abbiamo fermato però oltre 12.000 migranti illegali, 4 volte di più rispetto a 7 anni fa. Intanto a Praga gli immigrati si sono radunati in un parco intorno alla stazione ferroviaria principale. La maggior parte arriva dall'India o da paesi del Medio Oriente. Come quest'uomo siriano dice di essere scappato dalla guerra, è difficile vivere in un posto dove ci sono conflitti. Un possibile effetto domino tra i paesi confinanti con Austria e Repubblica Ceca ora potrebbe ridisegnare alcuni punti del trattato di Schengen in tutta la regione. È il prezzo, il discrimine fondamentale per i consumatori europei nell'acquisto di generi alimentari, ma soltanto nel 2019, prima che l'Europa venisse investita da guerra e pandemia, era la provenienza del prodotto il fattore più influente. A dirlo è la quarta indagine Eurobarometro appena pubblicata sulla sicurezza alimentare. Piuttosto chiaro il quadro che emerge dalle 27.000 interviste condotte con cittadini di tutto il territorio comunitario, se quasi la metà degli intervistati afferma di attribuire molta importanza alla sicurezza alimentare, i loro comportamenti sembrano spesso approssimativi. Al momento dell'acquisto, 4 cittadini su 10 danno per scontato che gli alimenti siano sicuri, mentre 3 su 10 ritengono di sapere abbastanza da evitare rischi alimentari. Più di un quarto, inoltre, trova le informazioni sulla sicurezza alimentare troppo tecniche e complesse. Sono le donne, secondo i dati, a interessarsi più spesso all'argomento. Tra i fattori di scelta nell'acquisto del cibo, subito dopo il prezzo spicca il gusto, mentre solo al terzo posto si piazza la sicurezza degli alimenti. In testa alle preoccupazioni, da questo punto di vista, ci sono i possibili residui di pesticidi, seguiti dalle tracce di antibiotici, ormoni o steroidi nella carne. Seguono la provenienza degli alimenti, il contenuto di nutrienti, l'impatto sull'ambiente e sul clima, mentre l'aspetto etico occupa la parte meno importante. Infine, i 2/3 degli intervistati affermano di fidarsi tendenzialmente o totalmente delle istituzioni europee sui rischi alimentari. La vittoria di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni hanno aperto un dibattito pesante nella comunità LGBT. C'è chi si chiede ora quale sarà il futuro delle unioni civili e dei diritti gay. Molti sono preoccupati delle posizioni ultraconservatrici, dicono della probabile nuova premier che ha spesso lanciato frecciate che non sono piaciute alla comunità. È una terribile notizia, non che non ce lo aspettassimo, i sondaggi erano chiari, però quando poi questa cosa si materializza, diventa reale, è abbastanza scioccante. Lo sapevi che c'era anche la TV? La regione Marche da anni è diventata il laboratorio della sanità del centrodestra, qui abortire un vero problema, tanto che Ascoli è rimasta una delle città dove le donne riescono a trovare ancora medici non obiettori, un travaglio per chi deve praticare un'interruzione di gravidanza. Altrove le donne magari si rivolgono fuori regione, oppure fanno un aborto clandestino, oppure non riescono a farlo, magari qualcuna va anche all'estero. Sul tema dei diritti civili e dell'aborto, l'analista politico statunitense Alan Friedman ha sottolineato che l'elemento più pericoloso di Giorgia Meloni non è tanto un ritorno al fascismo in Italia, ma un taglio dei diritti civili per donne, gay ed immigrati. Secondo Friedman, la Meloni ha una politica sociale perfettamente simile a quella di Donald Trump e alla fine cercherà di togliere molti diritti acquisiti in questi anni. Nel suo programma la leader di Fratelli d'Italia non avrebbe infatti intenzione di ritenere prioritari argomenti come il matrimonio egualitario e il DDL Zan, posizione che sta preoccupando l'opposizione e il popolo arcobaleno. Un primato italiano nello spazio, Samantha Cristoforetti è la nuova comandante della Stazione Spaziale Internazionale, la prima donna europea ad avere questo ruolo. Il passaggio di consegne tra l'attuale comandante russo Oleg Artemiev e l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea è avvenuto con lo scambio della chiave di ottone.
La Royal Family britannica ha ufficialmente archiviato il periodo di lutto. William e Kate Middleton hanno fatto la loro prima visita in Galles da quando sono diventati principe e principessa di Galles per la decisione presa da re Carlo III. I reali hanno ricevuto una calorosa accoglienza da parte dei sudditi mentre visitavano una stazione per il salvataggio in mare nella contea di Anglesey.